Amici profumati, buongiorno. Dopo le mie storie di ieri mi hanno chiesto per favore di spiegare meglio come sto decantando. Tu stai facendo? Sto facendo un decanto con la siringa rotta. Un bel reel con la spiegazione di come si fa, l'ho già fatto in passato, ma siccome il reel non è di una bella qualità e risale comunque a qualche anno fa, ho detto che rifaccio adesso spiegando meglio alcuni dettagli, anche perché alcuni ragazzi seguendo il mio reel comunque non riescono a decantare. Vi dico subito che non funziona bene con tutti i profumi. Per esempio, i profumi di Le Breton e di Amouage riesco a decantarli in questa maniera, ma perdono tantissimo profumo, quindi per me è uno spreco. Se devo mai fare un campioncino o decantino a qualcuno, io semplicemente spruzzo. Invece, per quasi tutti gli altri profumi, il metodo siringa funziona bene. Dobbiamo allargare il beccuccio in modo che va ad abbracciare, va a coprire, va a penetrare bene la nostra cannuccia del profumo. Ok? La siringa chiusa. Penetri la cannuccia. Premi, premere e tiri con la forza, tiri, guarda, sto tirando il liquido, eccolo qua. E poi prendi, guarda, non perde. Prendi il decantino e lo rovesci qua. Io adesso non lo voglio sprecare. Cosa me ne faccio adesso di questo profumo? Me lo metterò sulla schiena. Oggi profumiamo di violetta. Ah! Siringa andrebbe cambiata dal profumo al profumo. Se decanto un profumo che non è strapotenza, io la lavo con alcol e la metto per un paio di settimane fuori sul balcone, o la metto a mollo, comunque la lavo, la sciacquo. Poi annuso, se non ha un odore dentro, la posso anche riusare. Mai avuto problemi. Se invece tu decanti Nuit de Bakelite Naomi Guzzir, non verrà via mai il profumo. Poi ovviamente non buttatela, cioè scrivete al massimo il nome di profumo che avete decantato e mettetela nel vostro cassettino di accessori per i profumi. Così poi, se un'altra volta dovrete andare a fare lo stesso decant, se non volete riusare e rilavare la siringa, farete stesso profumo, stesso decant con questa siringa. La mia difficoltà di ieri, quando ho fatto decant di Jordana Cité di Hermès alla mia amica, è stato che eravamo fuori al ristorante e queste cose non si fanno al ristorante. Avevo allargato con la forchetta il beccuccio e allargandolo fuori, con la forbice si allarga meglio, con la forchetta invece molto male, e quindi ho rotto il beccuccio e sono riuscita a fare decant con il beccuccio rotto. Senza nessun problema, l'unico mio problema era che il beccuccio rotto non entrava bene nel campioncino, non riuscivo a versarlo nel campioncino, quindi mi sono un po' rovesciata il profumo. Vediamo ancora se funziona stesso metodo, già che ci siamo, sugli altri profumi che mi sono portata qua. Userò la stessa, tanto perché adesso me lo metterò addosso io, sulla maglia, sui collant. Bello allargato il beccuccio. Penetriamo bene la cannuccia. Premiamo, guarda, e tiriamo, stacchiamo, guarda, il liquido c'è, proviamo su questo qua. Allora, premi, tiri, ecco, nel caso di ambra liquida non funziona. Cosa potete fare in alternativa se il profumo non si tira? Per quale motivo non si tira non lo so, forse perché non va ad abbracciare bene la cannuccia. Potete provare a fare così. Spruzza. Non tira, si spreca il profumo. Ci premi più volte, vedi che perde il profumo, tiralo, tiralo. Riesci a tirare fuori un pochettino. Guarda, con tutto l'impegno sono riuscita a tirare fuori questo ed è pochissimo. Quindi su alcuni profumi questo metodo purtroppo non funziona. Ma nel 90% dei casi questo metodo funziona. Poi ci sono le siringhe apposta, poi ci sono anche dei beccucci per spruzzare nel decant per non perdere le gocce preziose apposta. I metodi ci sono. Io vi ho detto il mio metodo preferito, ma il metodo migliore di decantare e non decantare. Ci sentiamo per gli altri argomenti profumati.